Vineria Ciao, profumi di casa tua. Presenta. Si era arrocciolato il crocifisso della collanina nel tappo del serbatoio. Il meccanico cingalese dei 35 anni di Senalunga, per salvarsi, ha arrocenato il guardrail per 2 chilometri. Con ginocchi sbucci all'uscita di Rigomagno, si è schiantato nella vetrace del bar Trombetta, infilando il capo drente alla porchetta. E il barista gli ha detto: "Se vuoi mangiare prima, fa lo scontrino." Nuovo prodotto della Buitoni di San Sepolcro è il Mega Magnum, il cannellone ripieno da 611 tonnellate. Il direttore di produzione ha acquistato una flotta di 12 bitumiere per cospargere la besciamella. Ora vuoi vedere chi la mangia, eh? Spappela la rulla del ginocchio al cognato mentre cerca di ammazzare il maiale. La vittima è Giancarlo Forzoni d'Alberoro, ricoverato all'ospedale della Fratta, con la ruzzola dello snodo dell'arto inferiore frantumata in 13 pezzi, di cui 2 drenta lo sciantello. L'animale se l'è cavata con una ciomba nel capo. Ma perché questa gente mangia la Simmental? Io non ho capito. Turismo Arezzo, esulta il sindaco Beppe per i nuovi progetti partoriti dalla giunta. Il cartodromo dell'anfiteatro, il parcheggio di Piazza Vasari e la battitura del grano in Piazza Guido Monaco. La statua di Guido la cavo, tanto mi ce caca piccioni e basta. Bravo Beppe, ora comincia a piacermi. Questi sono progetti, bravo. Chimero News vi saluta alla prossima edizione, cioè quando ne ho voglia. Viva il Papa! Viva il Papa! Viva il Papa!